sconfiggere il mio scagnozzo nero, sabbazio! Ma non potrai sconfiggere me! Vi chiedo di fare rap su Pietro Sabazio, già contento subito, ma fatemi spazio. Inizio frate con le prime barre, qualcuno mi dice che sono Tamar. Tutto iniziò molto tempo fa, quando ripetevo zio Pietro con mio fra. Poi l'abbiamo reso tutti popolare, come Fabri Fibra, il rap nazionale, fino a farci dei video sopra. Tutti lo meditano tipo yoga. Detto questo io comando tutta Roma, caput mundi almeno una volta. Io entro su questa base e tu esci da questo strazio. Lo sai chi sono io? Il consigliere di Sabazio. La coppia migliore, se non ci credi, allora leggi il Corpus Iuris Civilis, baby. Sempre insieme contro tutti, ma voi pensate che lui mi sfrutti? Obbedisco ai suoi ordini, millinghina il mio re. Rifinisco i suoi scontri attirando le vostre mire. Le trombe che in battaglia fanno eco, voi siete inutili, come il duale in greco. Non intromettetevi nelle vicende di Sabazio. Per favore fategli spazio. Non riuscirete a spodestarlo dal trono. Svegliatevi e scoprirete che era soltanto un sogno. Sveglia, no! Raggi! Elena, per favore! Elena! Vieni, no, Elena! Amore mio, no! Non morire! Oh, ma fui! Vabbè, dai! Morto un re, me ne faccio un altro! Marco! No! Oh! 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 Marina, oh! Giustiniano, ultimo imperatore bizantino, educato nel seno di una lunga famiglia. Elia! Ehi! Che cosa state dicendo? Perché ridete? No, non niente! Non niente! Tu, Germano, che sei che è, quindi? Ripetimi che cosa fa? Mi ritorna dalla notte, tra morti! Forza! Alzi! Dunque, Galvagno, ti faccio una prima domanda. Qual è il mare più grande del Mar Mediterraneo? Atlantico! Non c'è! No, 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 è sbagliatissimo! È il Mar Ligure! Dunque, dimmi, Galvani, qual è il capoluogo della Sicilia? Lombardia! Ma dove è la Lombardia? È la Puglia! Perciò, Galvagno, ora parliamo di Giustiniano. Vediamo se lo sa. Come si chiamava? Qual è il suo vero nome? Pietro, Flavio, Sabazio. Bravo, visto la donna! Marina, bella raga! Perciò, parliamo un po' della vita di Giustiniano, visto che un po' lo conosci. Allora, il Giustiniano in poche parole si scontrò con Enea, perché in pratica Enea era il capo, come si dice, era il fondatore di Roma, Enea. E quindi Sabazio voleva governare a Roma, voleva sconfiggere Enea per prendersi, diciamo, il controllo di Roma, no? Chi è? E niente, che succedeva? E loro, e lui voleva mettere delle leggi a Roma. E quindi che cosa ha fatto? Picchia un colpo. Ha preso tutte le leggi degli altri anni e ha fatto il Corpus Iuris Civilis. Basta, finita l'ora, vai a posto. E due, ciao. Ma allora era tutto un sogno. È normale se stavi dormendo. Ma dove sei stato?
Se c'è pure per Antonio.